Gesù, Rec, siamo a Tempio. Quanto ne abbiamo oggi? Oggi Sì, 20. 20. Quanto ne abbiamo? Sabato, Sì, sabato 20 settembre, Tempio, Rinaggio. Oggi stai iniziando una tua nuova avventura, no? no, è iniziata ieri. Abbiamo fatto la tappa di Museo Gallulas da Pier Giacomo Pala per, come dire, un saluto attraverso il taglio del filo della setta. Oggi siamo qui a Tempio, diciamo in attesa di andare alla corte, dove abbiamo un incontro specifico sul sovranismo con artisti che sono appunto dichiarati sovrani. Raccontaci questa nuova avventura che durerà anche... Quanto durerà? Questo viaggio in ordine d'arrivo è il secondo, perché il primo è stato quello di verso Castiadas, Arbatax, viaggio nel treno, quindi era il viaggio nel treno a piedi, in qualsiasi mezzo, comunque senza macchina, anche sì con auto di altri, però in questo caso siamo automuniti e stiamo facendo la Silk Road Musics West Sardinia o Sardana, che può valere ugualmente. Sardana oggi potrebbe sostituire tranquillamente Sardinia, proprio per riappropriarci di un nome che riteniamo il nostro, dell'isola, identitario. Qual è il significato di questa nuova avventura? Significato è che intanto in ogni spazio che occupiamo, sempre con mezzi nostri, noi siamo sovrani di noi stessi. Per cui anche persino nello scambio, o è uno scambio, come si dice, il cosiddetto baratto, però questo avviene anche all'interno di un sistema, del sistema normale. Così il baratto già lo si conosce nelle mercatini delle città, ad esempio. Però in questo caso è un po' differente, in quanto era il mio sogno, è stato il mio sogno, confortato poi da Peter Gabriel, quello di scegliere la pintadera come elemento di propulsione della nostra cultura, cioè come elemento scenico che va alla radice della nostra storia, cioè la pintadera, che è questo stampino che serviva a decorare e a fare più bello il pane, renderlo più sacro, e che oggi invece diventa nella sua fruizione anche un CD, associato al CD. Ebbensì, in questa ultima esperienza, Pintadera sono i tanti oggetti anche di produzione artigianale che portino il marchio della Pintadera, o persino l'orto di Benalonga, l'orto sinergico, che quest'anno, insomma, per la prima volta curato nell'ambito della famiglia da mio figlio, e associati, o per dire associati per così dire, non esistono società per iscritto, stiamo parlando di una sorta di comunità, potremmo dire. Gesù, tu sei a un momento anche di svolta della tua carriera artistica, oppure no? Ho visto che stai così tentando di percorrere nuove vie. Sì, a dire il vero lo sono sempre stato, e che pubblicamente si conosce la versione ufficiale del mio lavoro in musica, mi riferisco a Corda Secanas, però è chiaro che nel frattempo ho coltivato progetti paralleli, che appunto quelli di sperando di, come dire, evolvere la nostra cultura al pari di tutte le altre nel mondo. Qual è il tuo sogno ancora non realizzato e che pensi di poter realizzare? Il sogno finale è quello di un definitivo riconoscimento della parità monetaria, cioè niente più codici di one to one, per esempio. Tu vuoi
vorresti avere, non so, un oggetto che viene prodotto nell'ambito di Bennalonga, e allora non puoi avere accesso diretto con una moneta straniera, per dire il dollaro, lo yen, l'euro, ma soltanto andando nell'ufficio di cambio e acquisendo un titolo di transazione che ti permette poi, cioè per avere, diciamo, il potere sulla pintadera. Uno yen, una pintadera. Un dollaro, una pintadera. Per cui, ad esempio, adesso non mi viene in mente quale sia la moneta più povera del mondo, viene a Bennalonga, acquisisce un titolo per la pintadera e avrà una pintadera per una unità della sua moneta. One to one. Questo per quanto riguarda un progetto di società futura. Per quanto riguarda la musica, invece, la chitarra? Sì, un progetto di società futura, un momento, non è che sia, come dire, non è neanche utopistico, stiamo parlando di una realtà. Tu lo stai già praticando? Sì, perché lo start, l'inizio è stato l'avere constatato che la Repubblica Italiana è semplicemente una società per azioni. Quindi a questo punto noi ci relazioniamo così, da società, da trust a trust. Ad esempio, per dire, Gesuino Deiana, chi è? Sarei io, secondo il pensiero comune. In realtà il mio nome è Gesuino, lo dico qui e lo riconfermo perché sono cresciuto con questo nome Gesuino, anche non sapendo che nei registri del comune di appartenenza, cioè al comune di Olbia, Gesuino Deiana era già stato scritto da qualcun altro, cioè un nome in lingua italiana, che poi è diventato un oggetto di scambio di credito e di debito, perché oggi il punto principale è come mai siamo in debito. Questo è il punto, come superare dolcemente, senza violenza, con onore, soprattutto con onore, la difficoltà a cui siamo andato incontro, cioè non esiste più il lavoro, o perlomeno il lavoro c'è, se uno vuole lavora, punto. Io personalmente lavoro, passo dalla chitarra alla zappa, dalla zappa alla chitarra, indifferentemente. Per quanto riguarda invece la chitarra, stai sperimentando anche lì nuovi percorsi? Hai un tuo modo di suonare, hai un tuo modo di interpretarla? Sì, assolutamente sì. La mia, diciamo, per un gioco di così di parole e anche di scambio di simpatia con un carissimo amico, è la chitarra impreparata. Viene, manovrata in quel momento lì, nel momento dell'esecuzione, qualsiasi oggetto si trovi a portata di mano viene adoperato con la chitarra come una forma di ricerca, di interazione, di una, come dire, azione perpetuamente in moto, non chiusa, ecco, come si potrebbe dire. Nella chitarra classica, ad esempio, le regole sono che la chitarra deve essere suonata in un determinato modo e si ha come un obiettivo la eliminazione di suoni che sono indesiderati. Quello è lo stile della chitarra classica. La chitarra, come la intendo personalmente, è un po' come tanti altri esempi ci sono. Io ai miei riferimenti penso a quelli, ai nomi importanti nel mondo come Jeff Beck, ad esempio, o Paco de Lucía. Ecco, non sia ben chiaro che non sto parlando con cognizione di causa di essere distante anche dal paragonarmi direttamente a questi artisti, ma di sicuro la mia sfida, la mia bella sfida è quello di trovare dei suoni che devono appagare la mia necessità, la mia curiosità. Chiudiamo questa chiacchierata col cinema. Tu sei protagonista di molti corti.
il cinema ti appassiona sin da piccolo. Come mai questo amore per il cinema? Avevo 12 anni quando ho iniziato ad appassionarmi al cinema. Era il tempo dei film western di Sergio Leone, Maciste, Dieci Comandamenti, insomma i film sui centurioni romani. E quindi da ragazzini così sognavamo di fare gli attori. Tant'è vero che mi iscrissi a un corso di cinema alla CET di Torino, dove il regista che lo presiedeva o che più di riferimento comunque era Pietro Germi. Oggi, imprevedibilmente, dal 2010 più o meno, ho ripreso a occuparmi di cinema dietro interessamento di artisti che mi hanno cercato, che mi hanno co coinvolto in questo, e in particolare si è pensato anche di candidarmi al Grammy dell'attore che ha più video su YouTube. Per adesso ho superato i 200, per cui adesso siamo in attesa di sentire se ad esempio Clint Eastwood ne abbia fatto di più. C'è una domanda che non ti è stata mai fatta e che ti piacerebbe ti fosse fatta e alla quale puoi rispondere in questo momento? Ma in genere io rispondo alle domande che mi fanno, per cui pormi delle domande, me le pongo e mi rispondo intimamente, se vogliamo, però non mi aspetto di manovrare nessuno a farmi delle domande, insomma. Chiudiamo con un'altra tua passione che è l'antropologia. Forse questi pochi lo sanno, ma tu sei anche uno studioso di usi, costumi, della Sardegna e non solo. Naturalmente, e non deve essere, come dire, un estetismo, ma una pratica quotidiana. Cioè, sono uno studente di antropologia e anche fondatore della prima facoltà di antropologia a Benalonga, dove sono nato, constatando che la facoltà di antropologia in tutta Italia non esisteva, a meno che adesso non esista un'altra facoltà in privato, però nell'ambito delle università. Antropologia sta in seno a lettere e filosofia, ad esempio, come dove io studiavo a Roma. E quindi ecco, l'UA, l'Atente Università Antropologica, è la piccola università nata in seno alla famiglia per la ricostruzione della memoria storica nel territorio di Monte Canaletto. Queste sono le mele del mio amico Mau Mau Mau. Guarda che Non trattate. puramente biologica. Ecco, per quanto riguarda il cibo, ugualmente hai qualcosa da dire. Beh, certo, tornare sugo nottum, cioè coltivare biologicamente, eliminare qualsiasi anche elemento complementare alla coltivazione, che siano plastica o derivati del petrolio. Vanno Tu eliminati. poi sei un nemico della plastica e dell'oleandro. Sì, allora non è che sia un nemico, non sono un nemico di nessuno, però la plastica è un derivato del petrolio, il petrolio dovrebbe stare al suo posto sottoterra, oggi ci sono altri sistemi di produzione dell'energia naturale, come quella solare, del vento, della stessa terra che produce energia nella coltivazione. La terra produce ciò che noi mangiamo. Quindi questo ciclo dovrebbe essere tutto e totalmente naturale. Quello dell'oleandro su Neulage non è una guerra nei confronti dello stesso oleandro, in quanto è semplicemente una pianta, ma il fatto che la sua trasposizione da luogo a luogo ha dato vita a un vero business e anche una indegna proporzione di architettura, non so più se si può dire, urbanizzazione insensata, folle. Parlo del mio territorio, per non dire il cemento, il trattamento delle strade, il cemento che accompagna, marciapiedi che accompagnano l'asfalto lungo il percorso Portorotonda Marinella, ad esempio,
dove si rischia continuamente che andando a sbattere sulla sponda a destra dove si sta viaggiando si possa finire a sinistra e quindi facilmente può causare anche un incidente. Dunque, quindi questo arriva dall'Argentina, Che cos'è ovviamente quello? sarebbe per il mate, però qui mi è stato servito una tisana, una tisana in bustina. Normalmente questo si usa per il mate, la erba composita che è degli argentini, delle montagne delle Ande. Thank you.